Eccoci in partenza per il Monte Milius, dal parcheggio di Pila all'attacco della funivia. Partiamo in salita, faremo prima la ferrata celebre e poi discendiamo dalla normale. Si sale lungo le piste da sci, vista interessante. Non c'è nessuno, solo noi. Meglio. Eccoci, lago Chamoulé. Ora noi che proseguiamo per la ferrata, scendiamo. Finora qua il mio assunto mi dà 560 di livello. Buono. Ecco, è spuntata la grivola, che dà il nome alla gravel, come mi disse Matteo. Invece qua, guardate, eccolo qua, Grand Combin de Fenêtre, il monte che a Matteo piace tanto citare. Qua quindi proseguiamo su leggera salita ancora, pensavo si scendesse subito, invece forse ora si scende. Panorama stupendo, speriamo di averlo anche su in vetta. Eccoci. Questo non paesino, non so come definirlo, verso la via ferrata, deviazione a destra dopo una ripida discesa su sentiero. Eccoci, ci lasciamo alle spalle una bella vertical, entriamo in quest'ultima conca di salita. Verso la via ferrata si vede anche il bivacchino, via ferrata Monte Milius. Abbiamo tirato come dei muli, proprio abbiamo fatto l'inizio proprio verticale, abbiamo fatto piegate sulle ginocchia. In questo devo dire, andare gli zainetti da trail giova un bel po', lo dico dopo 3 giorni di trekking intensivo, zavorati di zaino su Adamello, questo è molto agevole. Kit da ferrata nello zainetto, casco appeso fuori, e vogliamo più veloci. Eccoci al bivacco. Dopo una salita verticalissima all'ombra. L'ombra è cattiva qua, perché siamo ad alte quote e si congela, che se non sembra. Infatti ora sono felice che spunta il sole, poi siamo al colle, attacco ferrata più o meno. Ah, eccoci qua al colle. Matteo a mo' di lucertola, subito il sole. Qua mi dà, non so se si vede, questi valori, 1371 di dislivello. Questa ferrata, oltre ad essere molto lunga, è tosta da raggiungere, cioè sono quasi 1400, senza prendere la funivia. E quindi sì, ora ferratina, ferratona anzi. Comunque quella è la becca di nonna e questa è quella che abbiamo fatto, la normale per la becca di nonna, la madonnina si vede. E questo bivacco si chiama Federigo. Informazioni con Seupa. Primo trattino, laghetto di facili roccettine. Si sale verso il sole, Matt. Andiamo, che freddo. Vai. Cristo. Bellissimo Cristo. Panorama. Si becca di nonna. Cristo. Sentiamo delle scariche. Mi sa che sono di là da dormire. Scalette. Ah. Eccoci qua al ponte. Panorama pazzesco, chissà su, qui c'è anche rosa. Zitto e nuota, nuota e nuota, zitto e nuota, e noi che si fa? Nuotiam, nuotiam. Eccoci, Silvia, in questi tratti ha un po' di fifozza. Ma ce l'ho fatta! Non ci crede, raga! Ce l'ho fatta!
Ora vediamo il buon Matto. Ah, che sereno lui! Ah, ti fermi proprio a guardare tu! Bravo! Guardate com'è interessata la questione! Abbiamo passato sto ponte! Eccoci, non c'è direzione, ma profumo di viole c'è. Sbucati qua e il panorama è uno spettacolo. Qua c'è una biforcazione. Il nostro è Nils. Via Moros. Ah, ma c'è un laghetto lì. Sì. Comunque la via è stata facile, ricette. Spettacolo. Eccoci verso la vetta. Primo traversino, cioè cristino, non so neanche come chiamarlo. E ci siamo, si sale. Piccolo Emilius e poi grande Emilius. Ok. Dai. Eccoci, ultima salita, dai, mi metto e si sale. Olè, ma chi è arrivato? Chi è arrivato? Dai, ci siamo. Solo sei qua, cristina finale. Bandiera, c'è una bandiera di Ucraina. Perché non lo so. Altitudine matta delle Emilius? 3559. 3559. Il nostro monte più alto. Ci siamo quasi. Eccoci. Vetta Monte Emilius. Un po' sfortunati con la nebbia, maledizione. Era una giornata pazzesca, però il nebbiolino qua c'è sempre stato. Madonnina. Sembra velata. Aia! Matteo. Basta. Ferrata semplice, lunga, molto semplice. Io ho trovato molto. Vabbè, questo è quanto. Quindi senza stoppare ci abbiamo messo 4,45, dislivello 2049 totale. Ora scendiamo dalla normale. Si vedono tre laghetti di colori diversi, pazzesco. Ma si potrà che si apre quando scendiamo. Panorama pazzesco. Eccoci qua, si scende per Sassoni, quasi ad Amelvici, nella normale. Non me l'aspettavo così sassonico, però vabbè, diciamo vista il Gran Paradiso, quindi non male. Raga, ho appena scoperto che quello si chiama Passo dei Tre Cappuccini per quelle tre rocce lì, che sembrano tre frati, penso. Eccoci al rifugio Arpoglio, dopo la lunga discesa dal monte. Vago, rifugio. Monte Emilius. Stamattina eravamo lì, veniamo da di là. Gli occhi fischia.
una bella tuonata. Matteo, il tuo sfoggio delle sue doti da verticalista. E non ci ha risparmiato né me né Marco, però siamo vivi. Eccoci al lago Chamolet, ci siamo passati stamattina, se vi ricordate, non siamo scesi da lì. Invece stamattina siamo andati lì, quindi ora giù a piedi per il parcheggio. Ed eccoci qua, tornati al parcheggio di Pila Goraz. Finito il giro qua, ci sono le mountain bike che fanno downhill. E statistiche finali, 2220, ci abbiamo impiegato 7 ore 35. E diciamo faticoso ovviamente, cioè si parla di più di 2000 di dislivello, si parla di un monte molto alto, il più alto che abbiamo mai fatto, 3557 metri. E la ferrata lunga e ovviamente faticosa perché e insomma parti, devi fare un bel dislivello anche solo per raggiungere l'attacco, e poi è molto lunga, passi dal basso Emilius, piccolo Emilius forse, e poi dal Emilius vero e proprio. Però sia io che Matteo ci aspettavamo qualcosa in più da questa ferrata, un po' più di esposizione, qualcosa di più direi. Però sì, il giro è pazzesco, si vedono tutti i monti altissimi della Val d'Aosta. Non è una ferrata, secondo me. Sì, potremmo anche classificarlo noi da noi che siamo, EEA, insomma. Però vabbè, ci sta, un paio di pezzi un po' verticalini ci sono, ma super piolati, super attrezzati. Comunque giro pazzesco, bellissimo. Anche il ritorno con tutti i laghetti, molto bello. E niente, siamo qua. Ce ne torniamo. Ai vini, alla degustazione di vini.